Dal prossimo 29 novembre, prima domenica d'Avvento, entra in vigore nelle diocesi italiane e anche in quella di Fano il nuovo Messale, il libro liturgico che contiene le letture e le preghiere della Santa Messa. Il testo, che sostituisce il precedente del 1983, è stato revisionato dalla CEI e vedrà una serie di modifiche alle formule e alle preghiere più popolari e conosciute nelle celebrazioni. Una tra tante è il Padre Nostro, che viene cambiato nel versetto «E non indurci in tentazione» con «E non abbandonarci alla tentazione». Non ci abbandonare alla tentazione o non ci indurre alla tentazione, devo dire che sono la stessa cosa, non è sbagliato non ci indurre in tentazione. Certo che per attualmente, pastoralmente, il non ci indurre potrebbe far capire a qualcuno che il Signore ci mette Lui nella tentazione, mentre invece il non ci abbandonare ci fa anche comprendere che. Però non esiste una traduzione ideale, questo non dobbiamo mai pensarlo. E quel anche, che c'era anche in latino, oggi noi l'abbiamo inserito. Quindi credo che questo ti risponda a chi pensa in maniera sbagliata che la tradizione sia qualcosa di statico. È vero che il messaggio di Dio è immutabile nel tempo, però Dio si è fatto uomo, quindi parla le lingue degli uomini. E quindi questo ci chiede continuamente di essere aggiornati alla lingua di Dio. Ma sono anche altri i cambiamenti durante la funzione, come il Gloria nel versetto «Pace in terra agli uomini di buona volontà» che diventa «Pace in terra agli uomini amati dal Signore». Ma le novità non riguardano solo i fedeli, ma anche alcune preghiere e formule del sacerdote, che non si rivolgerà più a voi fratelli, ma a voi fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle, questa è una parola che ormai moltissimi noi preti l'abbiamo utilizzato tante volte. Si riconosce il maschile e il femminile, si riconosce una diversità, figli e figlie, uomo e donna. Io penso che questa sia una grande attenzione, però non basta dire in chiesa, lo vediamo nella società, fratelli e sorelle, se poi noi le sorelle non le rispettiamo, se poi noi le sorelle non le amiamo per quello che sono, se anche nella chiesa la donna non ha il ruolo che dovrebbe avere. Quindi la liturgia è un momento educativo, rivelativo, però poi nella chiesa, nella società, come riusciamo a portare queste parole nuove? Questo forse è ciò che ci chiede una liturgia che cambia, perché ci chiede di cambiare la nostra vita, non di cambiare delle parole, perché prima di cambiare i testi bisogna cambiare la testa. Intanto, in vista dell'avvicinarsi del Natale, potrebbe esserci un nuovo protocollo per la messa più sentita dell'anno, quella di mezzanotte. Il Comitato Tecnico Sanitario e la Conferenza Episcopale Italiana stanno cercando di capire come poter modificare gli orari e le presenze alle celebrazioni. Ma questo lo vedremo nei prossimi giorni.